No, Gigli non è ancora votato. Ah, Gigli ancora. Ce l'ho qui davanti. I prossimi sono. Sì. Bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 117, contrari 340, la Camera respinge. Siamo al 1.114. Parere contrario, Commissione e Governo favorevoli, relatori di minoranza. Nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Ah no, scusate. Allora, devo revocare la votazione, c'era la deputata Mucci. Prego. Magari rendetevi visibili in tempo utile, prego. Presidente, la mia posizione probabilmente rende difficile questo compito. Comunque sia, lo scorso anno nella legge di stabilità è stato introdotto il nuovo regime forfettario che predispone una soglia di ricavi fissa per ciascun settore, riferito all'allegato della legge di stabilità. Quest'anno avete giustamente modificato tale regime perché le soglie erano effettivamente troppo basse. In questo emendamento, però, io cerco di interpretare una situazione che è più complessa e che si manifesta per quanto riguarda i contribuenti durante la loro vita lavorativa, perché non è detto che in un certo anno lavorativo si riesca a stare al di sotto di queste soglie prestabilite e magari per poche centinaia di euro, poche migliaia di euro si esce dalle soglie prestabilite. Con questo emendamento il mio intento è quello di predeterminare un'uscita più dolce rispetto a questo regime e qualora in un anno fiscale si supera quindi di poco le soglie stabilite, io ho impostato una soglia di 10.000 euro che però si può anche rivedere. L'imposizione dello scaglione successivo al 27% si applicherà soltanto alla soglia che eccede quella naturalmente prevista da questo regime. Questo perché? Perché può capitare che appunto per poche centinaia di euro un contribuente si ritrovi ad uscire da questo regime che è un regime agevolato, ma non per questo nel lungo periodo si può andare a calcolare, diciamo, un'andatura che eccede i limiti prestabiliti dalla norma. Anzi, il modello che ho studiato è per prevenire che magari qualche contribuente non faccia, diciamo, non effettui il lavoro per paura appunto di uscire dalle soglie prestabilite dal regime forfettario e quindi di incorrere nell'uscita del regime, quindi nell'entrata del regime ordinario. Questo modello quindi è studiato per interpretare una situazione che può capitare e che può verificarsi in un singolare anno di riferimento e quindi consentire al lavoratore di rientrare comunque nel regime agevolato e quindi ad avere una fatturazione più bassa rispetto a quella ordinaria che consenta quindi di mantenere il proprio lavoro con un risultato e con un ricavo accettabile per quanto riguarda il contribuente stesso e che quindi non sia, diciamo, questo il livello che porti all'uscita dal regime stesso, ma che consenta quindi di poter uscire dolcemente dal regime forfettario e entrare nel regime ordinario qualora effettivamente i ricavi eccedano in misura superiore rispetto a quelli del regime forfettario studiato dalla norma. Grazie. La ringrazio, deputata. Allora, se nessun altro chiede di intervenire su questo emendamento, non mi pare giusto. No, dichiaro aperta la votazione. Siamo nell'1.114. Parere contrario, Commissione e Governo favorevole dei relatori di minoranza. Adornato. Ok. Allora, Adornato ha votato, chi altro? Savino Sandra. Sandra Savino. Eccola, ha votato bene, ci siamo. Tutti hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 147, contrari 306.